studio italiano qui a Victoria University, alla scuola di lingue e culture. Io sono neozelandese, ma studio italiano. Mi piace tantissimo la lingua. Faccio una tesi di dottorato nel campo di sottotitolaggio. Scrivo i sottotitoli di un film italiano, un film commedia. Si chiama Fantozzi e scrivo i sottotitoli in inglese. Ho studiato italiano perché è una lingua bellissima, mi piace tanto. Ho iniziato il mio viaggio nelle lingue a scuola, dove ho studiato francese e ho continuato a studiare francese all'università, primo anno, e dovevo scegliere un corso per completare la mia laurea, quindi ho scelto italiano. E mi piaceva tanto, quindi ho deciso di continuare e adesso sono uno studente di dottorato. Sono andato in Italia 3 volte grazie all'università. La prima volta sono andato a studiare all'Università per Stranieri di Perugia. La seconda volta a Firenze per un altro mese di studio. E poi l'anno scorso sono andato in Europa, a Cipro, per andare a un convegno. Ho presentato la mia tesi di dottorato, il lavoro che faccio su Fantozzi. Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivato a metterla alle 7:51. Vale a dire al limite delle possibilità umane. Si deve leggere, si deve guardare i film italiani. Si deve ascoltare la musica italiana. Queste sono cose importantissime. Qualcosa che è molto utile, è graded readers. Abbiamo usato una storia, un graded reader in classe questo semestre con secondo anno, e gli studenti, significa che gli studenti devono leggere, devono pensare del testo, devono rispondere alle domande. Sì, leggere è importante quando si impara una lingua, si deve leggere, come ho detto.